a mezzo ore. Ti cucate? A mezzo ore. Bus una tavola, danci, bus. Quale è uscito? Ma la dolce ne mette pure la scigna? No, c'è il camionino porta. C'ha pure dolce ne... Mannaggia, clon! Andiamo a prendere il vestito di carnevale a Raffaele, perché Raffaele si deve vestire da Superman, l'ho deciso io. Uè, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, come state? Bene, pure sto bene. Oggi video diverso, voi mi dite sempre quando fa un video di Carolina, nel frattempo che scriviamo il video di Carolina, perché c'è un cuffio nei tempi, vi subito un po' a me, quindi venite un po' con me questa giornata. E nel frattempo possiamo osservare un Raffaele che sta cucula fuori. Che ha fatto il cattivo, ma non l'ha buttato l'acqua addosso. Ti sei buttato l'acqua addosso? L'acqua addosso si è buttata? No. Ma che voglio fare rubare i figli, ma... Guardate che pera che tena! Guardate che pera! Tieni un pera, tena! Mangio mangiato tutto il Kinder cioccolata, il Kinder barretta, mangio mangiato tutto quanto. Mangio mangiato 4 ieri sera e una stamattina che mangio scettato. Pensate una poco e che cagarella mi può venire a me, pensate una poco. Carmine, ma quando fai un nuovo video di Carolina? Ma quando lo fai un nuovo video? Ma non fai più video, ma hai abbandonato Carolina, non hai già abbandonato nessuno di voi. Dovete sapere che per scrivere un video di Carolina ce ne vuole e ce ne vuole. In primis stiamo a mettere insieme 3-4 capi e poi ci vuole un genio, nel senso, ci vuole l'ispirazione. Se uno non dà l'ispirazione, o mo scrivo video che noi dobbiamo far ridere, ma scrivere la battutella, capito, no? Quindi per adesso accontentatevi, vado, guarda a me. E soprattutto se vi piacciono questi video dove magari vi porto con me, ti mi poco a caro in dussessa, facetemi sapere qui sotto nei commenti, me la fa sapere però, e da lascio un like. Accompagniamo Angela dal nutrizionista perché ha detto di fare la dieta. È diventata una bufala e deve fare un poco di dieta. Ci troviamo in questo momento a Santa Anastasia. O Santa Anastasia. Madonna dell'Arca. Siamo qui, siamo arrivati, amici miei. Angela deve perdere circa 7-8 kg, ragazzi. Secondo me già segui pure un'alimentazione più sana. Nel senso il pane non me la mangia a pizza, ma la mangia sano, pizza sana. Quindi questa è un'alimentazione sana. No, non si arrabbia. Si arrabbia la porta. E busso una tavola, danci, busso. Quale è uscito? C'è il dottore, non si è aperto. Guardate che sti scali quanti sono, guardate. Guardate qua. Ci vediamo a poco. Ci vediamo tra poco, amici. Kite nutrizionista. Allora ragazzi, Angelo ha messo 13 kg con tutti i recchi. Senza recchi 10 kg, 3 kg recchi, quindi tutto è che si deve tagliare le orecchie, no? Diciamo che deve fare una... non deve fare nemmeno la dieta, sta un po' esaurita, e tu mangi come una scrofa e devi fare una poca dieta. Devi un poco regolarti su questa fame di animale che c'hai. Ti ha fame in un fravagatore che è stato tornato sotto il sole, viene mezz'ora da fammarene e mangio come una satanata. Quindi tu che ne pensi di questa cosa qua? Io vedo che le pensi, io tengo ragazzi fame. Parlando di nutrizionista, io tengo proprio fame e tengo suono perché il lume. Ma andiamo a vedere il vestito di Raffaele, molto. Me l'hai scordato su attimo. E qua dobbiamo andare, non c'è niente. Me l'hai scordato, giù. Andiamo a prendere il vestito di carnevale a Raffaele, perché Raffaele si deve vestire da Superman, l'ho deciso io. Abbiamo detto che si deve vestire da Superman. Si deve vestire da Superman. Ma che è sta capa? Ma nonna mia, ma sai quando era aperta l'acqua? Dale qua. Ragazzi, voglio che si deve vestire da Superman, io. Se ci fanno passare, ok, attenzione alle macchine, ok, ma no, stanno pure in bicicletta. Com'è intelligente quel ragazzo, mamma mia, come sono intelligenti questi ragazzi di qua. Lo lancio, non mi piaceva. Quale questo? Questo qua è molto molto carino, questo. Per lì la sai. Se mi guardi in da casa, Trim. Io volevo stare Superman, mi piace di più questo, però ha detto che no. Ci manca questo. Angelo non gli piace un carabiniere. No, non è che non mi piace. E credo. Sì. Abbiamo deciso che cosa abbiamo preso alla fine. Indovinate, indovinate qui sotto nei commenti. Scrivetelo già. Alla fine del video vi diciamo come l'abbiamo vestito a Raffi da carnevale. Lo tengo ancora un microfono, lo tengo ancora, ok. E immagino pigliate intanto un tucco perché è bella e buona, ma viene fame a me. All'improvviso tengo su e tipo fa sapere, i tucco già l'ha già mangiato, già l'ha già fatto. Ma sta fa di se state zitto. Però un coppa mi aspetta pure il padano. Un bambino. Stiamo andando, ragazzi.
bambino. Dalla mamma di Angela. Se non avete visto il bimbo appresso a noi, poi perché sta a casa dalla mamma di Angela. Mo stiamo andando lì, vi facciamo vedere l'inferno in terra, tramite Raffaele che... E poi vi presento anche il mio cognato, che voi non lo conoscete. Vi faccio vedere un po' che uomo. Faccio vedere, ci hanno trovato una innamorata a chi lo voglio. Una cosa è sicura, io devo mangiare un po' più pulito, voglio, perché io mangio troppo una chiapica. Io... È vero, quando io mangio una chiapica non va bene. Mangio troppe schifezze, troppa cioccolata assai, papà assai, poi cioccolata per una navidità. Oh, soffa pure la panza. Un secondo piano. È pesante. Ma vicino, sto facendo un vlog. Sto a comprare due vlog in coppa YouTube, ma così come sta. Allora, ragazzi, dovete sapere che lui vive di notte. Che è successo? Dovete sapere, lui è mio cognato. Adesso si è svegliato, vive di notte come un vampiro. Ma dormi a mezz'ora. Ti cuccate? A mezz'ora. Ma a mezz'ora sta. A mezz'ora te cuccate. E che ora. Te cu. Tu quando ti esce. A ieri. A ieri sera pomeriggio. A che ora ti esce data a ieri? Le 6. Il 6 quando? La mattina? Al pomeriggio. Il 6 pomeriggio. Ho fatto una delata fino a mezz'ora. Te cuccate il 6 pomeriggio. Ti è scetato il suo pomeriggio o no? Ti è scetato il suo pomeriggio? Ti è scetato fino a mezz'ora. E poi mangi tu. Ti è cuccato a mezz'ora? E che ora su? E 5. Che grande lavoratore. Che stai facendo tu? Nei. Che stai facendo? Con i camion? No? Abbiamo preso i vestiti di carnevale, abbiamo preso, lo sai? Che stai facendo con questa spugnetta? Che stai facendo? Fammi vedere. La spugnetta, non ti bagnare, quella bocchina di tua mamma, dopo a Luca. Dopo a Luca, posa. Fred sta mangiando. Ciao. Amo, la salutate. Lui da solo ha salutato, ciao, bravo! Da solo ci mangiamo le patatine fritte con una piadina, un cotoletta di pollo e insalata. Però sono mosci papi, quindi oggi mangerei. Sono un po' crude. Ragazzi, alla fine ho fatto il riuno. Ho fatto il riuno perché Angela mi ha cucinato una cotoletta roppia tanda, eh? Una cotoletta tanda roppia, qua giù, in ma mangio! Perché non mi piacciono le cotolette doppie, le voglio fine fine. C'è un coppa una cotoletta che mi ha fatto io, se ne faccio sci tre. Li faccio fine fine. Però ho deciso dopo mi faccio una bella zuppiera di latte. Faccio una zuppiera di latte con i pan di stelle dentro. Con i pan di stelle dentro. Con i pan di stelle dentro. Non ride, non ciagni, non pazzi, non mi parla questo bambino. Ma sapete che stavo pensando, no? Stavo ragionando tra me e me. Tanti di voi avevano 10 anni, 9 anni, 8 anni quando mi hanno conosciuto con Carolina. E voi sicuramente, come minimo, tenete 20 anni. E 20 anni su... Cioè, capite come... Cioè, nel senso va cresciuto... No, noi va cresciuta Carolina. Carolina per voi è tipo come una seconda mamma. Ha fatto da mamma, vi ha educati con belli chi ti è morti, chi ti è morto, chi ti è morto, un sacco di chi ti è morto. E che cazzo sta cosa? Che poi a volte mi contattate pure, ua Carmine, sei la mia infanzia, ok, vuoi andare a dire, ua, ti sei qua quando avevo 8 anni, mo ti ho 18 anni, 18 anni. Allora poi ti fermi e rifletti e dici, aspetta, ma se loro, sì, per voi è passato, sono passati 10 anni, per me pure sono passati 10 anni. E io poi mi fermi e dico, tengo 30 anni. 30 anni. Cioè io 30 anni, tra 20 anni tengo 50 anni. Ma 20 anni, vuol dire una nascita da volte. Non ne ho vero. Secondo me è giusto che tenga 30 anni. Cioè, mica faccio che tenga. Nessa rimane tipo a 21 anni. Un giovanottello. Non dovrei essere un giovanotto così. E comunque il vestito di carnevale a Raffaele l'abbiamo preso e dato che siamo al termine del video io vi svelo che vestito di carnevale abbiamo preso a Raffaele. Stavamo decidendo, Angelo ci piaceva, che ti piaceva a te? Creare glucosa? No, no principe, che ti piace la glucosa? L'eschimo. Che è l'eschimo? Che è l'eschimese? L'eschimese.
E siamo eschimo? Siamo l'eschimese? Va buona, a te ti piace Totò? Mi piaceva Totò, Pierino, ci stavo un vestito di Pierino, ci stavo... Cosa era il coso torero là? Il torero, ragazzi, stavo coso che con mandello russo, Superman non c'avevo da pigliare, non teneva disponibile Superman, ragazzi. Venivano costumi Superman, ma andava a San Biet, che Superman è chiesto. Comunque alla fine stiamo venendo e stiamo venendo poliziotto. Abbiamo visto, abbiamo valutato, ci hanno detto, Angelo, mi piace questa cosa. Mi piace. Non mi piace. Infatti non mi piace il poliziotto. Che mi dice? No. Adesso la sorpresa, che abbiamo fatto due, no che ce l'abbiamo fatto questo due. No. Ma l'ha gerita a fine video? No, ma il poliziotto non l'abbiamo preso, quindi non va a gestire come l'abbiamo vestito. No, perché glielo facciamo vedere in un prossimo vlog. Facciamo vedere un prossimo vlog allora perché come l'abbiamo vestito. Ma ancora, ci deve arrivare. Ci deve arrivare il vestito, quindi non ve lo dico. No. Lo so che vi ho fatto arrivare a fine video per sapere come l'abbiamo vestito, però provate a indovinare qui sotto nei commenti. Qualche indizio ve l'ho dato. Pensate uno dei vestiti qua, Dolce Remy. Credete pure la scignetta, non ci sta la scigna. No, cosa, cagnolini, tenevo pure la scigna, Dolce Remy. Ma Dolce Remy tenevo pure la scigna. C'ha pure Dolce Remy. Mannaggia, clon! Scrive, scimmietta Dolce Remy, scrive! Scrive! Scrivi, Angela. Angela, scrivi, vai che fa la figura di me. Cercate anche voi, cercate. Dolce Remy aveva la scimmietta, sì o no? Vai, vedi come fa le brutte figure Angela in questo momento? Cerca Angela. Non sto dicendo... Sto dicendo Dolce Remy, cartone animato. Ma io non lo faccio proprio, mi sto facendo vestito, devo un cane. Ecco, tu che sei Dolce Remy? Ho vestito. È un cartone animato. È un cartone animato. Cartone animato. Il cartone animato aveva la scimmia, lui c'aveva la scimmia sulle spalle, ragazzi. Mi faccio la mia più grande lui che te la scimmia sulle spalle. Circa Dolce, vai. Va, insieme, mamma mia, va. Io quasi mi mamma. Vai, Dolce Remy aveva la scimmietta sulle spalle, Dolce Remy dà immagini, e vedi come dai la scimmia in coppia di spalle. Vai, te lo cagherò c'è un capo, sì, vai. A te la scimmia o no? A te, vedi, vende immagini. Vedi, te la scimmia in coppia di spalle, come nanna. Chi sei la scimmia? A te la scimmia o no? Che le crei? Ne la scimmia che? Mi che ti assomigli tu? Con nonno che te ne hai vista la scimmia, Angela, vedi, c'aveva la scimmietta, vedi? Se la scignetta che camminava insieme qua, che si metteva a galoppo cavallo, guardate. Vedete? Dolce Remy e si metteva un cavallo insieme alla scigna. Ci mancava solo tu, insieme a Dolce Remy. E che poi ci voleva venire lo costume, con Dolce Remy solo con cane. E una gente, c'è sta la scigna, allora non più. Cioè, come scigna ci posso mettere Angela vicino, però non è originale, dice, è pezzotto. Ah, ma Angelo tiene, dici che... Andi, che fa? Vabbè ragazzi, comunque io non ve lo dico come l'abbiamo vestito, provate a indovinare qui sotto nei commenti. Dolce Remy è una scimmia, che è stato importante. E basta.